Ciao belli e benvenuti da Edvesti, ricordati che clicca mi piace mentre iscriverti, per questo piace metto un clic per un grandissimo segno di gratitudine. Allora, sono molto felice di poter parlare di questo argomento perché comunque è una cosa che penso da molto tempo, ma che adesso ne ho l'occasione per parlarne, anche perché è successo da poco, ovvero sto parlando del gameplay di Sinergo su Dark Souls 1, sulla remastered di Dark Souls 1. Voglio fare un video in cui provo a dare qualche consiglio al buon Mario, che comunque è un personaggio che mi piace parecchio, mi fa un sacco ridere, ma secondo me prende Dark Souls in maniera sbagliata, o almeno aspetta, cerchiamo di essere corretti. Non è che la prende in maniera sbagliata, perché Dark Souls può essere giocato in molteplici modi e ogni modo per il mio è giusto al fine del quanto ti gratifica giocarlo nel modo tuo. Però quando lui nel video dice cose come non riesce a piacermi, non capisco perché piaccia o cose del genere, mo non vorrei dire una cagata, ma mi ricordo più o meno una frase del genere. Ho fatto male a non mettermi il video subito, ma devo fare diciamo un video all'impatto, ok? Sono passate poche ore. Appena avuto la possibilità, ecco qua, a fare il video. Secondo me il modo per qualificare Dark Souls come esperienza personale è uno soltanto, ovvero viverlo. Nel senso, cosa succede? Una cosa che a parer mio già va a compromettere negativo l'esperienza totale che può offrire il titolo. Quando lui si crea un personaggio e sceglie il dono, nel video, poi non so se nella realtà l'ha fatto, non ha letto i doni. Ok? Tanto che ha preso il binocolo. Perché credo che non l'abbia letti? Questa non ho la certezza. Perché se lui avesse letto tutti i doni, la chiave universale è la scelta quella più. Ok? Che anche a una persona che non ci ha mai giocato come nel mio caso, prende. Cioè la chiave universale apre tutte le porte. Ok? Il binocolo lui non lo sa per carità, ma si trova praticamente all'inizio. Però ci sta. Quindi il mio, tra virgolette, ragazzi, consiglio è quello di leggere gli oggetti. Può essere palloso, d'accordo, Dark Souls non c'ha una trama narrante, ma è tutta lore, una cosa che secondo me è un difetto del titolo, non un pregio. Come il fatto che Dark Souls io non voglio difendere a prescindere, anzi, riconosco che abbia un sacco di difetti in gioco che a me piace, ma non mi fa impazzire. È d'accordo, lui inizia il gioco, si guarda la cutscene iniziale e dice che comunque queste cose sono già dette, ridette, sono cliché nel mondo fantasy. È vero, ma la cutscene iniziale di Dark Souls 1 è importante per il semplice motivo che le cose che vengono dette lì poi non si ripetono. Cioè, nel senso, per formare una lore completa su Dark Souls 1, ma in generale anche sugli altri, serve avere la cultura dell'insieme affinché uno possa fare collegamenti precisi. Infatti, poi il mio intento, oltre ai consigli che do a Sinergo, è anche spiegare secondo me perché Dark Souls piace così tanto. Comunque, lui viene salvato da Oscar, Dastore, l'NPC che conoscete tutti quanti, e quando lui dà le fiaschette a Essus, Sinergo non si lamenta tanto del fatto che non ha senso quella cosa, che per me è una cagata, ovvero che Oscar è in fin di vita, però comunque dà la fiaschetta a Essus al Chosen. Ok, può essere per gameplay, ma non sarebbe lui stesso per salvarsi. Sinergo l'ammazza perché lui dice: potrei ferirti. D'accordo, scelta tua. Peccato perché ormai è morto, ma sappilo che se tu tornavi poi a rifugio non morti, che puoi tornarci, trovavi Oscar completamente vuoto, che è questo che si basa la questione di potrei ferirti, perché quando un undead, ok, quando un marchiato dalla milizione è morto, senza parlare troppo di lore, può accadere che muore così tante volte che perde il senno, quindi non capisce più quello che fa. Ed è per questo che i mostri ti attaccano, i mob ti attaccano. E questo è il punto. Lui ha reagito di sua spontanea volontà, giusto o sbagliato? Ma dipende come per lui è giusto, cioè va benissimo che uno lo faccia per carità, però forse non te lo godi così, o almeno te lo godi per divertimento, ma non ti godi il senso del gioco, che credo che sia quello. Credo che Dark Souls abbia come intento quello di farti veramente immedesimare su una storia. Tu sei liberissimo di fare quello che ti pare, anche perché tu puoi ucciderli. Gli NPC, non è nessuna limitazione, però ne paghi le conseguenze. Ovvero, ha ucciso il Crestfallen, il tizio che ha fatto lo strafalcione grammaticale, facevi meglio, ok? Ha ucciso il Crestfallen. Bene, il Crestfallen aveva dei delitti importantissimi all'interno della storia. È colui che ha fallito e si è arreso. È colui che poi vi darà consigli. Lui disse spontanea volontà, dopo l'errore di localizzazione in italiano, uccide il Crestfallen. D'accordo, ma allora non ti puoi lamentare se non ti medesimi. O non ti puoi lamentare se non capisci com'è la gente si immedesima. Perché se basta un errore di traduzione per farti uccidere un NPC che può essere interessante, c'è qualcosa che non va, secondo me. Non in te, ma nel tuo pensiero di perché non mi immedesimo in questo gioco o perché la gente si immedesima. Può non piacerti il genere, i gusti sono completamente personali e rispettati, però poi non ti fare domande. E questo è il punto, se tu fai questi tipi di azione, come risultato puoi avere il fatto che la immedesimazione viene meno. È il modo giusto di giocare a Dark Souls o il modo sbagliato? Non lo so. Questo per me può essere sbagliato perché ne va a perdere un po' l'atmosfera. È giusto nel caso tu voglia farlo.
però puoi non lamentarti. Cioè, è questo il fattore. E questo è il fattore, non è che tu scegli per roleplay di fare una run in cui il tuo personaggio è un pazzo omicida e quindi ammazza tutti gli NPC, a prescindere e sa cosa va incontro. Tu in totale blindrun praticamente vai a killare un NPC che ti servirà solo per un errore di traduzione. Sei liberissimo di farlo. Secondo me Dark Souls ha un grandissimo pregio, che Sinergo giocandoci se ne accorgerà, è che tutto quello che succede è coerente con se stesso. Allora, perché i mostri ti attaccano? L'ho spiegato prima, perché perdono il senno. Lui dice anche che il concetto del prescelto è un concetto banale e strausato, però su Dark Souls il concetto del prescelto, lo scoprirà se continuerà a giocarci, è un po' una paraculata, nel senso che prescelto su Dark Souls non è una cosa positiva. Cioè che tu sia il Chosen Undead non è positivo. Capire perché, o meno, non è positivo a livello morale, è positivo a livello pratico, per la lore, per il mondo che ti circonda. Poi, per dirvi una cosa che a me piace molto su Dark Souls e che consiglio a tutti di farci caso, è che l'ambiente cerca sempre di trasmetterti qualcosa. Non ti fai domande perché ci sia un demone che protegge l'Asylum, perché i non morti sono lì a marcire, a morire rinchiusi in gabbia. Tu, non Sinergo, tu persona in generale. E questo è il fatto, che queste domande su Dark Souls bisogna farsele, perché spesso hanno una risposta. I demoni stessi nascono per un motivo che viene spiegato. Non è una creazione del fantasy generale, o almeno sì, lo è, ma non su Dark Souls. I demoni nascono per merito, per colpa della Cura del Caos, che era colpa di Aes Alith, che provando a simulare la prima fiamma per non far spegnere il falò, crea la cosiddetta Cura del Caos e sgorgono questi demoni, questi mali. Oppure un'altra cosa molto piacevole è che gli NPC, le cose che dicono, non le dicono mai, tanto per dirle. Ok, ci sono NPC che mentono, che sta solamente a noi scoprire che mentono, perché se no non capiamo il loro intento. Ci sono NPC collegati fra loro, come Lothric e la Guardiana del Fuoco, ma anche Petrus della Via Bianca. Insomma, è inutile che sto a spiegare a chi non conosce il titolo di cosa sto parlando, però Dark Souls gode di un clima veramente macabro, non macabro visivamente, ma macabro di intenti, di pensieri, di solitudine, di tristezza. E questa cosa te ne accorgi solamente se tu prendi il gioco seriamente, per quello che è. Non ti piace il genere? Non consiglio di giocarci, perché sennò non viene completamente capito. Non perché sia difficile nella spiegazione, ma a livello di empatia. Faccio un esempio: To the Moon l'ho fatto giocare a diverse persone, a molte ha spezzato il cuore e molte hanno detto che palle, dialoghi, che palle, non sono emozionati manco un secondo. Qual è la differenza? Che To the Moon a Sinergo è piaciuto e più pronto a affrontare quel genere, Dark Souls no, perché non gli piacciono i fantasy, non gli piace il gameplay dove tu per uccidere un mostro sei costretto a livellare, come fa il discorso nel canale suo di perché non gli piacciono gli RPG, anche se poi dice che Dark Souls fa un'eccezione, ma gli piacciono più giochi molto più frenetici a Devil May Cry. D'accordo, sono gusti, per carità. Però per quanto Dark Souls abbia enormi difetti e non sia per niente un capolavoro di gioco, per niente ragazzi, per niente, è un bel gioco. E quando sotto al video di Sinergo leggo commenti del tipo "che gioco di merda", io prenderei quella persona e gli chiederei "scusa, per curiosità, perché secondo te è un gioco di merda? Perché gioco di merda? Per quale motivazione?" Se tu mi dai una motivazione per cui pensi che quel gioco sia una merda, io te l'ascolto e ne possiamo parlare. Se tu mi dici "il gioco non mi piace", quello non ti posso dire niente perché sono gusti. Però perché che gioco di merda? Soprattutto se tu lo giochi un'ora, 10 minuti, 20 minuti, perché gioco di merda? Perché tecnicamente è un gioco di merda? Ci può sta, ha dei difetti anche tecnici. Però ne passa tanto da tecnicamente mediocre a un gioco di merda. O sbaglio? Se sbaglio, ditemelo. Ripeto, non sono qui per difendere il titolo, anzi, però sono qui appunto per dare qualche consiglio a Sinergo per godersi meglio l'esperienza, per anche capire la fanbase di Dark Souls, non la fanbase malata, attenzione, ma chi apprezza il titolo come nel mio caso, perché lo apprezzano. Però un passo che deve fare lui se lui lo vuole fare. Non è necessario, non è obbligatorio. È importante che lui legga gli oggetti. Non gli va bene? D'accordo, può comunque giocarci. È importante che lui ascolti gli NPC. Non gli va bene? D'accordo, può comunque giocarci. Che si soffermi a guardare il paesaggio, le statue? Non gli va bene? Non gli piace? D'accordo, può comunque giocarci. Però alla fine del discorso è, mi ripeto ancora per l'ultima volta, poi non si chiedesse perché piace, perché se lui non fa le cose che Dark Souls vuole trasmetterti, non ti trasmetterà mai nulla, Sergo. O almeno mai nulla a livello empatico. È perché fallisce l'opera o perché è colpa tua? Qua non mi importa.
A me l'opera non ha fallito, come non ha fallito per Sabaku, citandone uno, come non ha fallito per tantissime persone. Quindi magari non è questione di fallimento dell'opera perché non riesce a trasmetterti. Io comunque vi ringrazio per il video, mi fa piacere se voi siete rimasti fino a qua all'ultimo. Sono stato vago, lo ammetto, ma comunque avevo paura di fare spoiler, nel caso lui volesse giocarci, per far capire certi collegamenti e quanto può essere intrigante il titolo. Dark Souls è anche bello per i segreti che ha, per i segreti che riesce a suggerirti, per i dettagli, per l'atmosfera, il clima, un combat system molto vario. E credimi, se ne ergo, sì, provalo a fondo, è il consiglio che ti posso dare perché è molto vario. Questo non è una cosa soggettiva, è una cosa vera, cioè nel senso è riconosciuto per un level design della Madonna, ma contemporaneamente da un comporto tecnico. Soprattutto nella prima versione, la città infame a 7 fps, ok? Cioè, nel senso, per i colpi nei muri che precisissimi, mentre i colpi dei nemici trapassano intere colonne, che merda. Per l'hitbox ogni tanto sballate, che merda. Ma non sempre, non è solo quello. E poi quale gioco non ha questi problemi? Ragazzi, non esiste un gioco perfetto, parliamoci chiaro, non ci prendiamo per il culo. Se un gioco non ti piace, questo lo dico soprattutto a chi commenta sotto i video di Sinergo con che gioco di merda. Se il gioco non ti piace, di' piuttosto che non ti piace, non che è una merda, perché se no, tanta gente poi ci può credere.